Di Francesco, ottimo Pescara, alla fine molto rammarico. Ah, sicuramente è un risultato positivo, però il fatto che abbiamo cercato di fare la partita dall'inizio alla fine, abbiamo avuto diverse occasioni per poter far gol, è un peccato perché non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo creato. Alla fine il palo di Soddimo, le occasioni migliori soprattutto nel secondo tempo, Reggiana davvero poco pericolosa. Beh, non sono stati tanti pericolosi, bisogna dar merito anche alla mia squadra che è stata molto attenta, alta, ha cercato di concedere loro poco in tutte le situazioni, ha fatto delle ottime pressioni anche con gli attaccanti, però come hai detto tu prima, da stare molto attenti perché ci sono anche ancora 90 minuti difficili nel senso che non bisogna abbassare la guardia, bisogna avere questa attenzione e concentrazione che abbiamo avuto in questa partita. In pratica hai già risposto, la gara di ritorno va impostata assolutamente come quella di oggi. Sì, con la stessa intensità, con la stessa voglia, magari cercando di sfruttare al meglio le occasioni che creiamo. Dovevamo far gol in qualche occasione, però tutto sommato un risultato buono, ottimo, quindi possiamo sfruttarlo nel migliore dei modi al ritorno. Pescara assolutamente padrone del match, sia nel primo soprattutto nel secondo tempo. Ma sì, anche fisicamente stiamo benissimo, quindi mi sembravano loro un po' in difficoltà soprattutto nel secondo tempo, però diciamo che siamo stati in serenità, abbiamo fatto una partita un po' guardinga quest'oggi, quindi al ritorno dobbiamo infilare il colpo per andare in finale. La partita l'abbiamo sempre fatta noi, abbiamo cercato di vincere, ci siamo arrivati vicino con diverse occasioni che non siamo stati bravi a sfruttare o sfortunati, non abbiamo però sostanzialmente mai rischiato niente, un po' era l'impostazione che il tecnico aveva dato alla gara, quindi dico bravo a Di Francesco, dico bravo ai ragazzi per l'interpretazione della gara, ci è mancata la ciliegina sulla torta che secondo me era anche meritata, però questo nulla toglie all'ottima prestazione della squadra. Appunto, ottima prestazione del Pescara, forse Reggiana un po' sottotono, se l'aspettava così. Ma siamo stati bravi noi a non cadere nella trappola che loro all'inizio ci ponevano, cioè quella di farci aprire, di lasciare di creare degli spazi dove loro sono molto bravi. Noi siamo stati, la squadra è stata brava lì, poi man mano la partita si è sviluppata abbiamo capito che potevamo anche rischiare qualcosina in fase offensiva senza rischiare niente in fase difensiva, e questo ragazzi l'hanno fatto, 2 o 3 pale gol abbiamo avute, non siamo stati dei bravi né fortunati, ma va bene lo stesso. Torniamo proprio a quella conclusione, forse l'hai presa troppo bene. Eh sì, quelle palle là se la prendi male fai gol, se la prendi troppo bene sbagli. Una battuta sui tifosi? Anche oggi sono venuti in tantissimi, sembrava come se giocassimo in casa. Tifosi? Straordinari, sembrava di giocare in casa? Sembrava di giocare in casa. Tifosi? Ma tifosi di spettacolo, tanta gente, bellissimo vedere che giochiamo in casa anche le partite dei playoff in trasferta, quindi va benissimo.